17esima giornata, partita importante contro il Vedugio sotto di 2 punti, per allontanarsi di più dalla zona pericolosa della classifica. Si parte con Gavazzeni, Roberti, Bottiglieri, Strada, La Torlacca, Marletta e Catanzaro. A disposizione Pissarello e Monzani. Nei primi minuti un po' meglio il Vedugio, che si avvicina al vantaggio colpendo il palo. Bellissima poi la progressione in solitaria di Roberti, che fa partire un gran tiro che il portiere devia in angolo. Da quello stesso corner Bottiglieri di testa colpisce la traversa e poi viene fermata secondo l'arbitro fallosamente. Dal dischetto si presenta Catanzaro, gol e vantaggio del Bresso. In seguito ad un fallo di Catanzaro, un difensore del Vedugio ironizza con l'arbitro sul fallo da rigore che in precedenza le era costato un giallo. Seconda ammonizione e Vedugio che rimane in 6. Mezzo pasticcio poi di Roberti, che però si fa subito perdonare con un grande salvataggio sulla riga. Nel proseguimento della stessa azione, Marletta serve alla perfezione Catanzaro, che davanti al portiere non può che fare 2-0. Altro gran tiro di Roberti, ma il portiere ancora una volta respinge. Azione insistita del Bresso, La Torlacca la mette in mezzo e Catanzaro rapace la mette in rete, tripletta per il numero 7 del Bresso. Poco dopo, bel lavoro di Roberti a servire ancora Catanzaro, che a porta sguarnita realizza il 4° gol del match, il 17° in campionato. Finisce con un sonoro 4-0, vittoria importante per la classifica che ora dice Bresso a 20 punti, a più 8 dalla retrocessione e a meno 3 dal sesto posto. Partita da ricordare per Catanzaro, che mette a segno il 9° gol nelle ultime 4 partite.